socio-economico-sanitaria, perché come vediamo appunto affronterò vari temi, ma le problematiche socio-economiche poi si riflettono su quelle sanitarie anche nei singoli casi, perché chi è costretto a casa con un'alimentazione che già parte spesso scorretta e in più in questo momento magari non ha abbastanza soldi, quindi utilizza cibi ancora più sbagliati perché costano meno, questo si riflette anche appunto a livello sanitario, a livello di salute. Ecco perché ho fatto questa piccola aggiunta. Ovviamente non, diciamo, non voglio toccare temi politici perché non è mio compito né questa la sede, ma è obbligatorio comunque fare un piccolo accenno appunto a livello socio-economico a come è stata affrontata questa emergenza sin dall'inizio dall'OMS, diciamo, nel senso che il 31 dicembre i cinesi hanno notificato che c'era un focolaio di polmonite a eziologia non nota. In realtà pare che già da prima ci fosse, diciamo, già un certo numero di malati di queste polmonite a casi non noti. Comunque, diciamo, la data è questa. E il 9 gennaio poi è stato identificato un nuovo coronavirus. Sappiamo che i coronavirus sono più di uno, hanno già afflitto, diciamo, il mondo negli anni passati con altrettante pandemie dichiarate sempre dall'OMS. A questo punto c'è stata un'attesa, perché il 28 gennaio il presidente dell'OMS, che ricordiamo peraltro oltre ad essere stato oltre agli altri incarichi politici precedentemente, è stato anche ministro della salute, quindi non è il solito magari laureato oppure in lettere che fa questa attività, oppure uno che ha fatto il liceo, è anche appunto uno che doveva avere già una certa competenza. Si è recato in Cina ed è tornato dopo qualche giorno. C'è stata questa dichiarazione di focolaio internazionale, quindi ancora non una pandemia, e comunque ha lodato la Cina per i grossi sforzi fatti per aver identificato questo virus e vi discorrendo. In realtà, a parte magari gli eccessi di Trump, comunque non sembra che la Cina sia stata così diciamo libera, così aperta nel dichiarare esattamente cosa era successo. Questo ha fatto sì che si sia perso molto tempo, perché solo l'11 marzo è stata dichiarata la pandemia, e che comunque poteva essere controllata, e tant'è che diciamo l'OMS diceva prepararsi ad essere pronti, mantenere l'attuale situazione, preparare le strutture sanitarie. Purtroppo, ora qui poi si ricade nei singoli paesi, preparare le strutture sanitarie l'11 marzo è come trovarsi su fronte di guerra e avere ancora i carri armati che stanno uscendo dalle fabbriche, diciamo. Di conseguenza, ecco, questo ha fatto sì sicuramente che ci sia stata una sottovalutazione a livello internazionale, e quindi anche in Italia, che è stato uno dei paesi più colpiti, uno dei primi paesi a essere colpiti, che ha fatto sì che in realtà questa preparazione è stata tardiva, tant'è che sappiamo ancora le mascherine sono ancora, ecco, di là da venire, che ci siano per tutti, quindi stiamo parlando di vari mesi che sono passati. Se si fosse dato un annuncio prima, probabilmente si sarebbero evitati molti dei gravissimi problemi che stanno affliggendo tutto il mondo e l'Italia per prima. A gennaio già in effetti c'era questo, diciamo, messaggio, no, dell'Istituto Superiore di Sanità. Io ho fatto due corsi con l'Istituto, e da lì ho visto appunto questa tardività di risposta. E in effetti si parlava solo di gente rientrata dalla Cina, di fare un numero di telefono. Ormai, se uno era infettato, come abbiamo visto, è troppo tardi, poi quando uno ha già i sintomi, mettere la mascherina e lavarsi le mani, ovviamente. Quindi questo è fondamentale, ripeto, una critica che va fatta a livello sanitario, perché il ritardo ha portato a tutti appunto i morti, e anche al clima che si è creato. Perché io vorrei poi porre l'accento su questo, io, ma anche degli studi specifici come questo, che è uscito 2 o 3 giorni fa, che tratta l'aspetto, diciamo, psichiatrico dell'emergenza da coronavirus, la risposta italiana. Uno dei problemi, vedremo poi nella fase successiva, è stato anche quello che è stato detto, ma ci sono dei problemi che non sono stati, non vengono citati, perché quotidianamente, perché ci sono già tanti altri problemi che questi passano in secondo piano, ma in secondo piano per chi non li vive. Perché, ad esempio, visto che molti centri psichiatrici sono stati chiusi e sono stati switchati, diciamo, a centri Covid. Volume.
alcuni centri giornalieri, diciamo, addirittura sono stati del tutto chiusi, dove i pazienti psichiatrici afferiscono per tutta la giornata per poi tornare a casa. E questo ha fatto sì che, ad esempio, siano stati dati dei dosaggi di metadone per chi è tossicodipendente molto, molto numerosi, perché non ci si poteva recare ogni giorno. Quindi noi vedremo poi in un futuro quanti overdose ci saranno stati e quanti altri problemi, perché ovviamente un tossico con 10 dosi invece di una del prodotto così praticamente approfittato. E anche tutti i lavoratori che si occupavano di bambini con deficit dell'iperattività o altre problematiche, diciamo, intellettuali, non sono riusciti ad andare a casa per lunghi periodi di queste persone, quindi vediamo come potranno aver vissuto questo periodo queste famiglie che già magari costrette senza lavoro in una casa piccola con anche queste persone altamente problematiche. E in più, diciamo, anche un problema che questo di cui invece si è parlato è delle restrizioni per i funerali e per le visite ai moribondi, cosa che farà sì che ci sarà alla fine di questa emergenza una serie di malati psichiatrici che dovranno appunto afferire alle varie strutture una volta che riapriranno, perché sono stati colpiti a livello psicologico dal magari non aver visto un proprio congiunto morire. Pensiamo magari a una coppia, magari una signora sposata da 50-60 anni che non ha più visto il marito, o viceversa, che è morto e neanche potuto seppellirlo. Sono cose, diciamo, abbastanza pesanti. Ma la cosa che voglio sottolineare è che questo foglio, diciamo, questo studio appena uscito, sottolinea la prima cosa per il futuro sarà come informare correttamente la popolazione riguardo il rischio, perché poche informazioni possono essere problematiche, ma anche troppe. C'è stato un overload di informazioni e spesso anche sbagliate, santi il fatto che ancora oggi non è ben chiaro, diciamo, ogni giorno esce non solo una nuova cura, giustamente perché si capiscono nuove cose, ma questa nuova cura viene smentita il giorno dopo da qualche altro esperto, l'esperto stesso il giorno dopo litiga con un altro esperto, c'è una serie di... il pubblico non sa più cosa a chi credere, giustamente anche, e questo non fa altro che aumentare lo stress che, ripeto, a livello socio-economico è già aggravato da non lavorare, perché la maggior parte delle persone che hanno un'attività, diciamo, non statale, non retribuita, in questo momento è in una condizione drammatica. Io per esperienza personale, essendo uno sportivo, penso alle palestre che in questi mesi incasso di più, ma mille altre attività, i ristoranti, via discorrendo, ma le palestre sono proprio in questi mesi che fanno la grossa parte del loro fatturato. Questo quindi non solo in questo momento aumenta lo stress, che a sua volta abbassando le difese immunità, che sembra una parola, sai, lo stress, se ne parla sempre, ma lo stress mal gestito, e vedremo che lo sport può aiutare in seguito, lo stress mal gestito è un fatto che abbassare le difese immunitarie e quindi le persone più soggette eventualmente a prendere il coronavirus nel caso ci venga a contatto. Quindi è molto importante, diciamo, per un futuro avere una maggiore chiarificazione delle informazioni date, e in Italia in questo non ha certo brillato, perché mentre in altre nazioni ci sono degli esperti nominati dal governo che a parte hanno un background, diciamo, scientifico più consistente, adesso non staremo a entrare in questa polemica, ma più che altro è quello, dice, come in Svezia, che è stato molto criticato, diciamo, un esperto svedese, hanno fatto una politica che ora appunto parrebbe essere, diciamo, valida, però uno parla e segue. Qui in Italia invece ogni giorno c'è un esperto diverso, si contraddicono fra loro stessi anche in diretta televisiva, uno scienziato litiga con un altro, è una cosa abbastanza triste. È stata questa, non solo per il futuro andrà cambiato, ma questa è una delle cause che ha portato ulteriori problemi, perché, come dice la slide, alla fine molte persone vivono nella paura, anche con esperienze di persone che sono terrorizzate, che non escono di casa come se ci fosse il virus che li aspetta dietro l'angolo, perché è stato un po' instillato questo discorso. 3 giorni fa è uscito proprio uno studio dell'Ordine dei Psicologi Italiani che afferma come il 63% ha disturbi come insonnia e altri, ansia, panico e depressione. E quindi questi sono dati reali, probabilmente anche sottostimati, con i quali bisogna fare i conti, non solo per adesso, appunto, per le difese immunitarie, ma anche per il futuro, perché queste persone poi, diciamo, dovranno essere curate. E quindi, ripeto, non è solo una questione, diciamo, di a livello socio-economico, di non aver lavoro, ma anche il clima che si è instaurato è leggermente, a mio parere, eccessivo. A questo proposito, è uscito su Agemoni poche settimane fa un mio scritto che riguarda gli operatori sanitari che ovviamente sono stati fortemente toccati
da questo problema a vari livelli. Ora, questa, noi pensiamo, questa è una foto che ho fatto io personalmente due giorni fa in Francia, al confine col Principato di Monaco dove vivo. Questo è, come si vede, lo scaffale di un supermercato dove la farina è esaurita, vediamo che è completamente vuoto. Mentre questa è una delle tante immagini che sui social ci è apparsa, diciamo, penso sia una delle influencer, una delle sorelle Ferragni, che a parte il fatto che sicuramente il tipo di fisico difficilmente mangerà tutte queste pizze che, diciamo, sta proponendo, però ormai si è, abbiamo assistito su tutti i social a un'invasione di immagini relative a pizze, paste, dolci e via discorrendo. E questa, diciamo, non è solo così, o può essere nel caso di un influencer, una cosa così per farsi vedere. Ma in realtà vediamo i valori, questa è la prima settimana, a metà marzo già sono dei valori di pasta al 30% in più, la farina 40%, il lievito infatti era introvabile, e in Italia, come vedo in Francia, come vi ho dimostrato. Ma in realtà nella quinta settimana, diciamo, ecco che i dati sono ulteriormente aumentati, abbiamo una crescita di oltre il 200% sia di farina che di lievito, cosa che, ripeto, non fa altro che aumentare il già tenore eccessivo di carboidrati che c'è, cioè, in Italia. Prima sentivo Massimo che diceva appunto che spesso e volentieri, ecco, la dieta mediterranea sì, ma ormai è troppo sbilanciata a favore dei carboidrati, e di che tipo di carboidrati. Lui ha già fatto un discorso piuttosto completo, quindi lo ripeterò solo così, a volo d'uccello, nel senso che la farina 00, tutte le cose, diciamo, non integrali, che sono la maggior parte, la farina che si è venduta non è farina integrale, in eccesso non fanno altro che peggiorare tutta una serie di parametri che in questa fase di chiusura in casa con poca attività fisica, tutto è un ulteriore colpo a dei fisici già minati. Non dimentichiamo che la maggior parte delle persone che sono purtroppo passate in miglior vita con questa, diciamo, malattia, erano tutte persone non solo anziane, ma con tutte delle patologie non trasmissibili in atto, una, due, tre o quattro, dovute allo stile di vita e all'alimentazione scorretta. Infatti il comfort food, fra gli altri cibi che sono scomparsi, ci sono appunto i cibi coccola, sono cioccolate e patatine fritte, e sappiamo che, mentre cioccolato, adesso vedremo un piccolo excursus, le patatine fritte commerciali spesso e volentieri sono piene di, non solo di sale e di grassi, ma di grassi trans e via discorrendo, diciamo. Quindi, ecco, guardiamo che, come no, questo problema si è acuito in questo momento, diciamo, di crisi. Le fake news sono tante, ad esempio l'alcol distrugge il virus, nell'aria inalata, l'alcol stimola l'immunità. Nella slide vedete che tutto ciò non è vero, addirittura si è creata una dita, ha fatto la grappa spray per igienizzare la bocca e il cavo orale. Quindi siamo a dei livelli abbastanza drammatici, che non solo la farina è aumentata, ma anche l'alcol. Questo è lo studio del Lancet di aprile, quindi non la rivista, diciamo, del quartiere, che ci spiega come appunto, oltretutto, questo possa avere un'ulteriore, diciamo, ricaduta nel futuro, perché c'è una suefazione. Ma vediamo che in America c'è stato un 55% di incremento dell'utilizzo di bevaggi alcolici, e questi studi di Yale ci dicono appunto come ci sia proprio una specifica problematica dovuta all'eccesso di alcol.